Ciao ragazzi, ciao, c'è anche Bella V, come state? Spero tutto bene. Tifosi biancorossi e soprattutto nemici biancorossi, benvenuti al nuovo video sul video di canale Bella V. Allora, aggiornamento sul Bari. Il Bari che ha avuto una buona uscita di campionato, però non esageriamo perché comunque abbiamo pareggiato in casa col Palermo, abbiamo sofferto, abbiamo avuto due espulsi, il rigore forse c'era, ha detto a freddo, quindi non esageriamo con gli entusiasmi, un pareggio che significa una vittoria, che sembra una vittoria ma non lo è, no? E quindi questa è la prima considerazione da fare, cioè magari visto il Parma ci aspettavamo sul piano della prestazione, eravamo un po' intimoriti, è andata bene sul piano della prestazione, però a San Nicola bisogna vincere, questo è il succo. Lato mercato è un bel casino, bisogna dirlo perché abbiamo delle tegole perché Polito sta facendo un buon mercato furbo con basso budget, trova le occasioni di mercato, le prende, tira e molla sui giocatori, alla fine i giocatori arrivano, Bari è una piazza che vuole rilanciarsi nel panorama nazionale e quindi fa gola, solo che quando qualche nome inizia un po' a pesare o inizia un po' ad essere allettante anche per altri club, viene subito accantonato. Mi riferisco a Baloti, per esempio, che è in direzione Pisa, a quanto pare, centrocampista del Monza, che ha fatto molta gola alla Serie B da inizio calciomercato, e a quanto pare è in direzione Pisa. Mi riferisco, per esempio, ad Aramu. Anche Aramu è un giocatore importante, l'anno scorso è un play, il dotato di tecnica, l'anno scorso ha fatto molto bene nel Genoa, è ancora un giocatore del Genoa, però a quanto pare cerca una nuova casa, visto che forse non è stato garantito un posto di titolare quest'anno, ma anche Aramu sfumerà, e sfuma perché è un nome. Valotti va al Pisa, Valotti è un centrocampista di spessore, viene dal Monza, viene dalla Serie A, poteva essere un buon centrocampista per il Bari, ma non lo so, magari sono problemi di spostamento, non voleva venire a Bari per la famiglia, voleva rimanere al nord, non lo so. Si parla anche di Coda al Bari, ma Coda non sarà fatto perché Coda è un bomber riconosciuto della Serie B, l'anno scorso ha fatto un sacco di gol e servono soldi per prenderlo. Non dico che non ci sia un po' con la manina corta Polito in questo mercato. E nonostante stia facendo molto bene perché i colpi sono arrivati, però adesso i colpi stentano perché Menè si è fatto il crociato, sarà fuori 6 mesi ed è un giocatore molto avanti in età, 36-38 anni, e quindi quando tornerà chissà come tornerà e chissà se mai tornerà a giocare, ce lo auguriamo tutti. Menè doveva essere il nostro leader carismatico davanti, la nostra sicurezza, gioca molto sui nervi, è un professionista che ha giocato anche ad altissimi livelli e non potremo sfruttare le sue doti tecniche e tattiche. È un giocatore che prende anche molti falli, che sa tenere palla, proprio quello che ci voleva, insomma. Proprio quello che ci voleva al Bari nella transizione fra fase difensiva, centrocampo e fase offensiva. Prende molte punizioni dal limite, insomma, un giocatore importante anche per carisma, un leader in campo. Non ci sarà, non c'è più, non giocherà per il Bari e adesso Polito è alle strette, perché adesso andrà a fare mercato su nomi di un certo tipo. Devi sganciare il money, no? Michele Salomone in settimana ha criticato su Instagram la dirigenza De Laurentiis dicendo che siamo il Napoli B se non C se non D. Lui aveva chiesto Salomone in conferenza stampa all'inizio se fossimo diventati una succursale del Napoli e De Laurentiis Luigi gli ha detto di no. Però Salomone un po' lamenta questa situazione. A sinistra ancora non si sa chi deve arrivare, si dice Pajak, speriamo Pajak, che fra Botta non arriva, sempre quel discorso che vi facevo prima, fra Botta è un nome, viene dalla Juve, lo devi pagare e non arriverà secondo me fra Botta, perché è un nome, e si parla di Falasco, speriamo di no Falasco ragazzi, perché Falasco è uno spezzagambe, è un giocatore che piglia un rosso ogni 2 partite. È uno spezzagambe, va solo sulle caviglie degli avversari, è l'anticalcio, è la negazione del calcio. Quindi spero che queste voci che stanno arrivando di Falasco siano smentite, altrimenti è un problema. Perché Falasco, noi amiamo i giocatori tecnici, eleganti e di classe, e anche i giocatori forti fisicamente, che però abbiano comunque tecnica. Falasco è la negazione per me, quindi speriamo in Pajak.
che vi devo dire, ma Frabotta sicuramente no, perché un nome va pagato. Serve qualcosa davanti, più di qualcosa. Si parla di Liozzi, vediamo. Liozzi del Pisa, che ha giocato così bene, ha fatto 10 reti l'anno scorso, vediamo un po' come si mette. Vediamo un po' come si mette. E niente, quindi praticamente abbiamo pareggiato in casa 0-0. Adesso andiamo a Cremona a giocare una partita difficilissima con la Cremonese, che ha l'obbligo di vincere. Ha pareggiato con Catanzaro in casa. Andiamo incerottati, come titolano incerottati, perché ci se sarà fuori anche Diou, che ha un problema al ginocchio, non sarà dalla partita. Forse giocheremo con Moracchioli, Sibilia e Nasti. Scusatemi, Moracchioli e Nasti davanti, e forse giocherà Schindler a Cremona, non lo so, però manchiamo ancora del terzino sinistro. Insomma, un work in progress importante. Questa tegola Mene sinceramente non ci voleva. Abbiamo i due rossi, come di Cesare e Maita, che sono due colonne della nostra squadra, quindi a Cremona andiamo abbastanza sacrificati, ecco. Il pre-partita non è dei migliori. Non è di migliori, come una squadra, tra l'altro, che è costretta a vincere la prossima, sabato prossimo, quindi vediamo un attimo. Sappiamo che il Bari fuori casa sa tirare fuori le unghie, non si dà mai per vinto, è una squadra che ha dei ricambi, però sul mercato stiamo ancora attendendo un po' le vicissitudini di cui vi ho parlato, perché su Valuti c'era stata più di un'opzione, secondo me. Forse il giocatore ha deciso di non scendere giù in Puglia, ma su Coda e Aramu io non. E Frabotta sono giocatori su cui io non scommetterei mai. Coda, Aramu e Frabotta, se si va su Palasco vuol dire che si sta ramazzando il fondo del barile, vuol dire che non c'è più nessuno abbordabile a sinistra. Mi dispiace, ma se è uscito il nome di Palasco, e vuol dire che si ha la frutta col terzino sinistro, non si sa dove andare a parare, vuol dire che non c'è budget, allora vuol dire che le critiche dei tifosi del Bari sono giuste, perché adesso devi tirare fuori il quattrino. Non ci può essere sempre Polito che con Dudile ti porta giocatori forti a Bari. Adesso se vuoi prendere un Aramo, se vuoi prendere un Coda, se vuoi prendere un Frabotta, devi mettere le mani a portafoglio. C'è poco da fare, c'è poco da fare, ragazzi. Come ne è fuori, viene via un play su cui va puntato il Bari quest'anno, come la Roma l'anno scorso, va proprio su Wijnaldum, è andato fuori tutto l'anno, uguale per me ne va subito. E Aramo è un nome, ma Aramo non arriverà. Comunque avete capito un po' l'antifona, vi aggiorno sul mondo Bari, fatemi sapere cosa ne pensate, un like se vi è piaciuto il video, alla prossima, alla Reachers.